beh, se penso che un anno fa ancora non esisteva la sceneggiatura, quindi mi sembra che sia stata l'operazione, diciamo, cinematografica più rapida che ho fatto nella mia carriera. Non è una gara, nel senso, lo dico, nel senso che questa rapidità, secondo me, siamo a Torino, quindi la voglio vedere come una delle regole di Calvino, no? Questa rapidità, secondo me, ha fatto parte in qualche modo dell'esperienza di libertà che c'è stata intorno al film e nel film. Ed è questo che ha reso possibile questo film, il fatto che era un film che ha respirato ossigeno pulito, aria pulita, libertà. Perché dico questo? Beh, perché è un film che, voglio dire, che rompe in qualche modo tutti i percorsi tradizionali della cinematografia contemporanea, come percorso commerciale. Innanzitutto sembra un film per i giovani, ma è un film sui giovani e quindi è un film per tutti. Non ha praticato quelle furbizie, diciamo, commerciali di cartellone, di usare degli attori famosi, perché non esistono giovani di questa età che hanno la capacità di fare cartellone. Quindi mi hanno costretto, la scelta del percorso mi ha costretto a trovare dei giovani talenti che avessero capacità invece recitative importanti. E per fare questo ho fatto una cosa che normalmente non si fa mai in Italia. Sono andato a cercare attori, giovani attori con i curriculum formativi, cioè ragazzi che avevano studiato, che stavano studiando per fare questo mestiere. L'ho girato con tecnologie digitali. E questo, secondo me, mi ha consentito, perché l'ho fatto? Perché era da parecchio tempo che avevo voglia di fare questa cosa. Aspettavo il progetto giusto. Il romanzo di Anna Pavignano, con cui collaboro da tanti anni, mi ha dato l'opportunità di ragionare su questa scelta. Il film era ambientato, la storia è ambientata completamente sull'isola di Ventotene, o quasi completamente. E diciamo, la richiesta era se molte scene, sequenze in barca, in mezzo al mare, sulle scoglie, sulle rocce, quindi serviva, diciamo, una metodologia di ripresa molto agile. Queste macchine hanno la possibilità di dare agilità, restituiscono agilità, non c'è la pesantezza della troupe tradizionale. Abbiamo fatto un film a impatto zero, non abbiamo usato camion, gruppi elettrogeni, cioè grandi maestranze, anche perché quando si fa una scena in barca già eravamo troppi noi certe volte. Per cui questo è stato un fatto per cui il digitale era, mi sembrava consono. Poi abbiamo fatto una gran quantità di test per capire se questo percorso era interessante e mano a mano che andavamo avanti vedevamo che rispondeva bene. I test chiaramente erano non soltanto di ripresa, ma erano anche poi di trascrizione su pellicola, perché poi comunque il prodotto finale cinematografico ancora per pochi anni, ma ancora va a finire su pellicola. E quindi quella è stata un po' la complicazione più grossa nella fase di post-produzione.